oro da indossare, da filare, da ammirare, ma anche da acquistare. È quello che propone ad Arezzo il nuovo appuntamento con Gioiello in Vetrina, la mostra a mercato di preziosi che festeggia un anno di vita e torna puntuale con l'edizione di settembre della Fiera Antiquaria. Arezzo è città dell'oro, quindi perché non fare un evento proprio ad Arezzo? Gioiello in Vetrina ripropone appunto l'evento qui ad Arezzo proprio perché Arezzo è la città dell'oro e quindi la cultura del gioiello deve essere sviluppata proprio qui, in questa zona. È un grandissimo piacere fare questa iniziativa all'interno dal punto di vista temporale di due eventi che sono due gioielli della nostra provincia, che sono la Fiera Antiquaria e la Giostra del Saracino, forti anche del fatto che i dettaglianti che partecipano a questa iniziativa sono sempre rimasti contenti dei risultati ottenuti. Sabato 2 e domenica 3 settembre la città dell'oro per eccellenza mescola monili, orologi, trame pregiate di tappeti e merletti realizzati con fili d'oro e d'argento ed altri metalli. Verranno appositamente qui per noi dalla fondazione delle scuole Merletto da Gorizia queste insegnanti che ci faranno apprezzare le tecniche giusto della lavorazione a tombolo, quindi il merletto goriziano, il quale tra l'altro è riconosciuto proprio come patrimonio della regione Friuli Venezia Giulia, quindi ha un suo marchio registrato e è una tradizione riconosciuta veramente a livello mondiale.